Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti in questo nuovo video dedicato allo Smooth Q3. Oggi andiamo a vedere come calibrare manualmente il gimbal. Me l'avete chiesto in tanti, sono un po' in ritardo. Oltretutto tanti non riescono a calibrare il gimbal dall'applicazione nativa dello Smooth Q3. Quindi adesso andiamo a vedere innanzitutto cosa occorre e poi come calibrare. Una operazione molto semplice, però veramente spero che vi serva e vi aiuti a calibrare al meglio il vostro Q3. Iscriviti ora e attiva la campanella, sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie. Allora, innanzitutto vi occorre il cavetto di collegamento tra lo Zhiyun e il computer con USB-C e poi vi occorre scaricare l'applicazione del Tools della Zhiyun. Io per comodità l'ho messa su Smart Video Photography il sito, quindi vi lascio il link in descrizione, così oltre a scaricare questa applicazione potete andare anche a scaricare ovviamente le applicazioni per mobile e i drive per Windows. Quindi cosa facciamo adesso? Innanzitutto la prima operazione da fare qual è? È questa: tirare su il braccetto del nostro Zhiyun, metterlo in modalità standby, sapete che deve essere bloccato, ok, bloccato, e inserire la presa USB dopo avete scaricato il software, ok? Inserito la presetta, andiamo qua, vedete che si accende come fosse ricarica, scusate i rumori fuori ma stanno lavorando, e a questo punto potete accendere il vostro gimbal come fate normalmente. Emetterà un paio di suoni, si metterà in posizione, vedete si è, ok, sembrerà che trema tutto ma poi dopo un po' smetterà, perché ovviamente si mette in posizione di standby, e a questo punto siamo pronti per fare la calibrazione molto semplice. Adesso andiamo a vedere in 6 step. Mi raccomando, deve essere ovviamente messo su una posizione liscia la parte dove alloggiamo il nostro smartphone. Allora, cari ragazzi, innanzitutto dovete collegare il gimbal, accenderlo come abbiamo visto e andare a cliccare sull'applicazione, ok? Sull'applicazione. A questo punto dovete andare sul tasto Open, l'abbiamo già visto, e lasciare questa voce qui. Vedete che appare step, ok? Il primo step. Quindi il primo step da fare è questo: prendere il gimbal e poggiarlo così. Poi cliccate su calibra e vedrete che appare step 2. Ok? Step 2, ve lo ingrandisco così lo vediamo bene. Step 2. A questo punto cosa facciamo? Lo rovesciamo, ok? E vedete che appare step 3. Poi lo giriamo così e andiamo a step 4. Lo giriamo così e andiamo a step 5, in su col faretto in su, step 6 e faretto in giù, e la nostra calibrazione è stata fatta. Ok, vedete che sotto appare il messaggio proprio che la calibrazione è andata a buon fine. Bene ragazzi, allora cosa dire, abbiamo fatto la nostra calibrazione, ora possiamo ovviamente mettere il nostro gimbal a riposo, lo spegniamo e lo mettiamo giù e lo scolleghiamo dalla porta USB del nostro computer. Quindi spero che alcuni di voi abbiano risolto questo problema, se non è così contattatemi che vi darò qualche suggerimento. Comunque spero che abbiate risolto il problema. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi rimando al prossimo, non ne faccio tanti perché c'è un po' di rumore in giro, quindi purtroppo ragazzi li faccio di notte, di giorno è impossibile perché c'è troppo rumore, però farò quello che posso. Innanzitutto vi ringrazio per gli iscritti che stanno arrivando, un salutone da Gennaro e rimanete sempre connessi che ne vedremo delle belle. Ciao a tutti! Iscriviti ora e attiva la campanella, sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie!